gli italiani saliti in Europa ai vertici dell'Unione Europea. Tra questi si contano 4 vicepresidenze del Partito Democratico, con Caterina Chinnici alla Commissione Controllo e Bilancio, Patrizia Toia all'Industria, Giuseppe Ferrandino alla Pesca e Pietro Bartolo alla Libertà Civile, Giustizia e Affari Interni. Posti anche a Forza Italia, che ha eletto Antonio Tajani alla guida della Commissione Affari Esteri, Affari Costituzionali. E oggi Matteo Salvini posta su Facebook quello che gli vorrebbe far chiudere Carola Rackete, che lo sta denunciando per istigazione all'odio e vorrebbe appunto fargli chiudere sia Facebook che Instagram che Twitter. Oggi lui scrive: ce la stiamo mettendo tutta per cambiare questa Europa, speriamo in un miracolo, e mette l'immaginetta di San Benedetto, patrono d'Europa. Questo perché appunto Salvini aveva espresso il suo disappunto, parere contrario, per le nomine ai vertici dell'Unione Europea, dato che gli uomini della Lega non erano entrati a far parte della Commissione di Strasburgo, e diceva: è vergognoso escludere il partito più votato in Italia e in Europa, diceva, che per razzismo o preclusione ideologica o pregiudizi ci sono presidenze o vicepresidenze al Partito Democratico, a Forza Italia, a Fratelli d'Italia o a 5 Stelle, e non al movimento politico più votato in Italia e in Europa. Mi sembra il modo peggiore di iniziare questa nuova Europa. Però io credo che neanche con il santino di San Benedetto in Italia e in Europa ci possa essere un miracolo, perché l'Europa è governata principalmente dall'ipocrisia, dalla falsità, dal doppio giochismo, dalle doppie facce. Quindi l'abbiamo visto proprio con la questione migranti: dicono una cosa, ne fanno un'altra. Proprio l'essenza del vero ipocrita, quello che dice: ma poverini migranti, siete come fate ad arrestare Carola Rackete, quando poi loro, i tedeschi di notte, portano, cioè di noi, i francesi di notte portano i migranti di nascosto in Italia con la macchina, li scaricano su una strada, o i tedeschi che drogano i migranti arrivano in Italia con i charter sedati. Quindi una mancanza, immaginatevi i tedeschi che drogano i migranti. Se una cosa così fosse fatta in Italia, è una cosa che ricorda quella dei tedeschi che drogano i migranti, è una cosa inquietante che ha dei riferimenti spaventosi con il passato. Voi capite a cosa mi riferisco, non lo si può dire perché al solito YouTube poi smonetizza, cancella, ostacola i video. Quindi un'Europa assolutamente ipocrita e falsa, certo neanche con l'intercessione di San Benedetto il patrono potrà cambiare modo di agire. Quindi bisognerebbe avere meno Europa e più Italia, altro che più Europa. Meno Europa e più Italia, più Stato e meno Europa, anche perché questa Europa embrionale serve per la moneta, per i disastri che ha fatto anche la moneta europea, ma per il resto è solo una mucchiata di ipocriti falsi che giudicano i paesi senza averci mai messo piede, senza sapere, senza conoscere. Giudicano le persone e i partiti senza avere un'idea precisa. Quindi è buono, lodevole l'intento di mettere San Benedetto patrono d'Europa, ma non credo che neanche il santo possa fare qualcosa contro la mala gestione di questa penosa Europa. Grazie per avermi ascoltato, vi rimando al prossimo video. Buon pomeriggio, buona serata.